E bella a tutti bronzini e bronzine e bentornati nelle 5 cose che forse non sai di League of Legends. Piccola parentesi, vi ricordo che sto facendo un giveaway qui su Instagram dove sto regalando l'ultima Riot World skin e al raggiungimento dei 25.000 follower su YouTube, quindi aiutatemi a spammare il canale, farò un giveaway da molti 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 RP, oltre a far uscire due video speciali veramente fighissimi. Ma se me lo dico da solo che so fighissimi i video, vale? E certo, sennò che cazzo si fa? Vabbè, fammi paghi, magari mi dicono niente. Detto questo, ragazzi, 400 like se volete questa rubrica continui. Altra piccola parentesi, molti mi chiedete perché chiedi così pochi like se ogni volta siete voi che ne chiede e fa molti di più, perché per me è assurdo ogni volta arrivare così tanti like. E oltre a questo, a me mi serve giusto per capire se la rubrica continua a piacervi. Poi il fatto che mi lasciate un'infinità mi rende solo che felice, quindi io non so come ringraziarvi. Ma detto questo, direi che possiamo iniziare con questa puntata a tema Game of Thrones. La prima curiosità di oggi riguarda proprio Kalista. Il ballo di Kalista assomiglia molto all'entrata che fa Oberyn durante lo scontro con la montagna. È un palese riferimento allo scontro con la montagna di Oberyn. Purtroppo la Riot non ha mai confermato, non sappiamo se non lo ha mai potuto confermare o non lo ha mai voluto confermare che sia effettivamente così, ma come potete vedere dal video che è qui, è palese, ragazzi, questa è palese e per noi la diamo come valida. Poi scrivetemi nei commenti anche secondo voi quali sono valide, quali no, quale conoscevate, quale vi è piaciuta di più, eccetera, eccetera, eccetera. La seconda curiosità di oggi riguarda Elementalist Lux. Chi ha la skin ha mai notato che trasformandola in ghiaccio lei dirà Winter is coming, come proprio come riferimento a Game of Thrones, alla frase celebre di Game of Thrones. E non so se qualcuno di voi l'ha visto o se l'è perso, se vi ricordate io tra l'altro questa skin l'ho droppata in diretta live riforgiando tre skin, quindi nemmeno a dire ho droppato la skin e poi l'ho dovuta craftare, no, me l'ha data già Porca troia! un'intera video, ne sa in Porca giro, troia! dove io Perché insorno avevo un hai pazzo e la gente non ci vede una cosa del genere. La rubrica inizia a farsi calda e passiamo alla terza curiosità di oggi che riguarda Zed. Una delle frasi famose di Zed è proprio I am the blade in the darkness. In Game of Thrones la stessa frase è I am the sword in the darkness, che è una parte del giuramento dei guardiani della notte. So benissimo che è una frase ricorrente nel mondo fantasy, ma non sarebbe la prima volta che la Riot facesse un riferimento a GOT dentro League of Legends. Ma passiamo alla quarta curiosità di oggi che riguarda Yorick. C'è una frase del nuovo Yorick dopo il rework che dice The Iceless Remember, che è praticamente un palese riferimento a The North Remember. E questo è un palese riferimento soprattutto perché le Shadow Island sono la parte più a nord di Runeterra. Ma passiamo alla quinta curiosità di oggi che riguarda Thalia. So contentissimo di questo speciale perché ho unito il gioco che amo di più alla serie che amo di più e ci ho fatto un video, cioè un mix esplosivo. Comunque, quando Thalia acquista lo Spell Thief Edge, pronuncia questa frase: Stick them with the pointing end. Ed è un palese riferimento alla frase pronunciata da Jon Snow quando consegna e regala lo stiletto, ovvero ago, ad Arya. Questo accade nel secondo episodio della prima stagione di Game of Thrones. E niente, ragazzi, anche oggi siamo giunti al termine. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi a tutti i social che troverete qui. Io vi chiedo anche di lasciare una bella condivisione su Facebook se questo video vi è piaciuto, così da aiutare il canale a crescere. E niente, ragazzi, siamo giunti al termine, quindi sapete, è arrivato il momento, io lo devo fare, mi dispiace, ma lo devo fare. Scrivetemi cosa prende Fiddlesticks quando usa il Dread Life su Gragas. Bella. Il diabete.